Ciao a tutti ragazzi, oggi recensiamo il Braun 310S, rasoio con tre sistemi di lame 3D che consentono di poter tagliare direttamente la barba sia con sistema a secco che con schiuma da barba o crema. Ecco la nostra scatola, l'unboxing l'abbiamo fatto, scusate ma voglio farvi vedere un pochettino il mio tipo di barba che pochi millimetri, cresce pochi millimetri a settimana. Faccio vedere un pochettino il funzionamento. Ricarica veloce, in 5 minuti abbiamo la possibilità di poter ricaricare il nostro rasoio per una ricarica che ci consente di fare una barba. Ricarica rapida, utilizzo a pieno carico 1 ora continuate. Vediamo un pochettino, l'accensione è molto semplice, basta cliccare direttamente questo bottone, il rasoio esce già precaricato. Abbiamo le lame basculanti, vi faccio vedere. La lama centrale consente di tagliare il pelo più lungo che entra direttamente all'interno, mentre questa esterna rifinisce direttamente il pelo un pochettino più corto. Sistema di lame che si sgancia in questo modo qua, molto semplice, si lava direttamente sotto l'acqua corrente. Non bisogna utilizzare il pennellino qui dentro, ma basta mettere un pochettino d'olio quando c'è bisogno di ricaricare l'olio direttamente sulle lame. Voglio ricordare che è impermeabile assolutamente sino a 5 metri, quindi lo possiamo direttamente buttare nell'acqua. Attenzione a non utilizzare il cavo perché anche se il caricabatteria è un sistema a bassa tensione per sicurezza, ci consente di poter, salvare la pelle, ovviamente. Quindi impugnatura molto comoda, bisogna tenerla a 90 gradi, almeno così dicono le istruzioni. Io di solito utilizzo la lametta, ma sto testando un po' di rasoi per vedere quali mi fanno meno danni alla pelle, perché è una pelle molto sensibile, vedete? E quindi, vabbè, andiamo avanti e vediamo un pochettino il funzionamento del nostro rasoio. Vediamo un pochettino il funzionamento. Allora, facciamo prima una parte a secco, poi l'altra parte ci mettiamo la schiuma. Utilizzeremo una schiuma della Gillette. Bisogna fare un po' di passaggi, in realtà il mio pelo resta in faccia, quindi non va via assolutamente. Riproviamo. Strappa un pochettino, il pelo resta qui, vedete? Non va via. Vediamo un pochettino dove c'è la barba più folta. Allora, ragazzi, sono tanti i passaggi che sto facendo, vedete? Sinceramente preferisco la lametta. Ci vuole un pochettino di tempo, ma la barba continua a restare qui. Vedete, stesso voi, i passaggi sono veramente tanti. Proviamo a fare direttamente un test con la crema da barba. Eccoci tornati a noi, abbiamo provato a utilizzare il rasoio, ma i risultati non sono stati il massimo. Proviamo con un gel da barba della Gillette, vediamo un pochettino il funzionamento. Voglio ricordare che questo funziona anche con crema da barba e che in questo caso gel. Vedete i passaggi che sto facendo? Un po' meno fastidioso, devo dire la verità, lo utilizzo con il gel, lo mettiamo sotto l'acqua, lo abbiamo bagnato completamente. Vediamo un risultato.
vediamo un pochettino cosa è venuto fuori. Ecco il nostro gel, ci sciacquiamo un attimo e vediamo un pochettino cosa è venuto fuori. Allora ragazzi, il risultato è a metà strada perché ho utilizzato il gel da questo lato, vedete, sulla parte liscia, facendo molti passaggi è venuto bello liscio, però ho una pelle troppo delicata, quindi forse abbastanza bene, però c'è un problema che quando andiamo sui peli, questi qui un pochettino più lunghi, qualche millimetro, ha delle grosse difficoltà a tagliarli, vedete? Rimane un pochettino la barba scoperta, mentre invece da quest'altro lato a secco i risultati non sono buoni. Per la mia pelle mi sa che dovrò assolutamente utilizzare il rasoio, quindi se volete scrivere a gianluca.atranzio@live.it. Ho terminato con Brown, ancora il gel attaccato vicino, consiglio l'utilizzo col gel per quelli come me che hanno una pelle delicata e barba non lunga, questa è una barba di una settimana, vedete, quindi diciamo che per me è più veloce il rasoio. I risultati con il rasoio per me è meglio con il gel, per altre persone probabilmente funziona perfettamente, ma nel caso mio, della mia pelle, con la mia barba, con la mia lunghezza, lateralmente ha avuto una rasatura molto molto buona, però mi irrita un pochettino sotto al collo, ha delle difficoltà sui frungoletti, oppure anche sulla barba leggermente lunga, qualche millimetro ha delle difficoltà. Ci vediamo alla prossima recensione, ciao ragazzi.